Siete qui per Elvio Corazza, vero? Certo che lo conoscevo. Era un mio collega, un nostro amico. Sì, italiano. L'unico operaio italiano qui. Poi ci sono i dirigenti. I padroni? No, ci sono poco qui, per via della puzza. Si sente che c'è puzzo, vero? Ma... dov'è la telecamera? Ah, è una radio privata. No, allora... vada via, non mi piace la radio. Ma non mi vede nessuno. Ma l'ascoltavo. Ma prima, nel mio paese. Ma per sentire delle città bruciate, delle famiglie scomparse. Cercavo parole in codice per capire dove erano i rifugi o i centri della Croce Rossa. O magari per sentire i nomi dei cecchini che avevano catturato e giustiziato. Ma che dici? No, è che mio marito esagera sempre. Noi, quando siamo arrivati, 2 anni. Sì, 2 anni che viviamo in Italia. Ma è qui, è tutto piatto. Le strade, i campi, le case non sono più alte dei girasoli o del Gran Turco. Tutto campi. Lei non lo sa quanto è bello il nostro paese. Boschi, vallate, dirupi, profumi, colori. Le case stanno abbarbicate su per le colline e la miseria è dappertutto. Perché la natura è più forte di noi e non puoi coltivare o seminare. Non basta un trattore, non ci sono macchine... Ma è una terra di ingiustizia. La sua storia, un libro che trabocca vicende tristi. Lì abbiamo fatto una vita di merda. Sì, però questo è il posto più pulito che abbiamo trovato. Ci hanno dato una casa con una porcilaia a 20 metri dalla finestra di cucina. Ma al puzzo ci abitueremo, ci siamo detti, no? Ci si abitua a tutto. Milioni di persone respirano ogni giorno l'irrespirabile, senza battere ciglio. E almeno i maiali sono una roba naturale. La mortadella, il culatello, salame, salsiccia, soppressata, wurstel, zampone, cotechino. Quante cose buone dal maiale. Poi allevarlo è molto redditizio. È perché del maiale non si butta via niente. Ma proprio niente. Naturali e in campi selezionati, dove possono vivere in libertà e in armonia con la natura. Testa! Collo! Schifo, ma
sempre. Lo si alleva, ma lotta da salotto. E si buttano gli avanzi, lui mangia ogni cosa, al momento buono. Pum! Poi ne arriva un altro. E un altro. E un altro. A piedi in nave. Magari clandestino. Ma contento di prenderne il posto. Appeso ad un gancio se n'è andato Elvio Corazza. Un guasto, un suicidio, un incidente, non è importante. Di uomo aveva il sangue, rosso, di maiale l'odore che si portava addosso. Non ha avuto un funerale di Stato. Noi, immigrati, abbiamo salutato chi faceva un lavoro che gli italiani non fanno più. Appeso ad un gancio, Elvio Corazza è finito dissanguato. 200 maiali lo guardavano spaventati. Lui urlava e piangeva come un bambino. Soltanto i maiali gli stavano vicino. Hanno scritto una spalla tagliata a fette. Una rivista ha mostrato delle bistecche. In questo lavoro sporco, qualcosa è andato storto. Solo e in silenzio. Elvio è morto. Restiamo noi, immigrati, scappati dalle guerre fra tribù, a fare un lavoro che gli italiani non fanno più. Abbiamo fondato il Comitato Elvio Corazza per la sicurezza sul lavoro. Prima proposta, raccogliere un po' di firme che poi le portiamo dal sindaco. Seconda proposta, blocco stradale. E poi uno ha detto che ci mettiamo davanti ai cancelli, no? E scriviamo: contro la puzza di merda, il maltrattamento dei maiali e per la sicurezza sul lavoro. Ormai è tardi, Bigia. Io ho proposto un boicottaggio. Che hai fatto? Eh sì, che nessuno in paese mangi carne di maiale per almeno 3 mesi. Qualcosa? Ma sì, sai, erano d'accordo con me. Cioè 2 o 3. Ma gli altri no, perché tanto hanno detto che è inutile, perché quelle bestie non finiscono mica sulle nostre tavole. E che ne fanno? Ma dicono carni che esportano nei paesi del terzo mondo. Che poi, secondo me, è vero. I maiali che stanno qui sono pieni di medicine. Vivono in 2 metri quadri. Mangiano prodotti chimici. E poi a volte impazziscono. Io le ho viste, sai, di notte.
attaccarsi alle sbarre d'acciaio e morderle fino a rovinarsi i denti. Vabbè, ma poi la riunione è finita che si sono insultati, come al solito, bella cazzata che hai detto, sei un coglione. Io la mattina alle 5 mi alzo per andare a lavorare nei campi e se trovo qualcuno che si mette in mezzo a fare i blocchi stradali del cazzo, io tiro dritto e tanti saluti. Come al solito ognuno pensa a se stesso. Sì. Mircia, ti ricordi quei due animalisti di cui ti ho parlato? Marco e Giada. Vabbè, loro mi hanno avvicinato e mi hanno detto che hanno un piano. Loro vengono qui di notte, aprono i recinti e fanno uscire tutti i maiali delle fattorie riunite. E dove vanno 1200 maiali? Beh, non lo so. Però mi sembra una buona idea per fare un po' di casino. Sei un imbecille! Ma se scoprono che eri d'accordo? No, ma stai tranquilla, io faccio finta di non vedere. Loro entrano e liberano le bestie. Ma che ci stiamo a fare noi qui senza maiali? Ci manderanno via. Addio lavoro, addio permesso di soggiorno. Ma io ho dato la mia parola. La tua parola? A dei ragazzi ricchi e viziati che giocano a fare terroristi. Loro non hanno niente da perdere. Noi tutto. Vabbè, io ho deciso così. E questa volta si farà a modo mio.